Cironi. Resta una storia perché ci sono bambini i cui genitori fanno lavori particolari e dunque non trascorreranno il Natale con il papà. È il caso per esempio dei figli dei militari impegnati in missioni all'estero. Siamo andati a Viterbo, a casa di un elicotterista dell'esercito. Quando sei oggi? Ho fatto la Z. Hai fatto la Z? Sì, la Z. Hai finito tutte le lettere? No. Tutte le fatte? No, la X. Gli manca la Q, la X, la J. Eccoli Vittoria e Leonardo, 5 e 7 anni. Loro non vedranno il babbo per Natale nella loro casa di Viterbo. Sono i figli di un pilota dell'esercito in missione di pace in Libano. Me l'avete scritta la letterina? Non ancora. Ancora no, neanche il disegno avete fatto? Ancora no. Guarda, domani io te la faccio domani. Domani lo fai? Sì. Come Vittorio e Leonardo sono migliaia i figli dei nostri militari impegnati nelle missioni all'estero per collegarsi col padre una tavoletta elettronica ed internet. Come averlo qui però? Sì. Sì. Solo che lo vedi sull'iPad. Tipo vederlo alla finestra accanto. Se lo metti così sembra di vederlo alla finestra. È vero. Ma a volte non avete la voglia di abbracciarlo? Sì, infatti. Di essere abbracciato. Mi manca tanto. A te ti manca tanto? Sì. I piccoli che hanno un genitore lontano lo sognano e qualcuno come Vittoria lo disegna così. Lui dentro l'elicottero. Quindi lui pilota gli elicotteri? Sì. Ah, c'è anche lui? Sì. E questo è lui? Con gli Shaders. Gli ho fatto il basco blu perché... Il basco blu. Tutti i militari hanno il basco. E il basco blu